Ogni storia ha un suo inizio, ogni storia è capace di coinvolgerci, capace di rendere speciale ogni momento, ma la storia di oggi è diversa rispetto alle altre. Una storia di un normale ragazzo che, parlando e scherzando e ridendo soprattutto, si cimentò in una delle prove più difficili della sua vita. È strano doverne parlare, ma eccoci qui, un ragazzo normale a cui gli si è perso il telefono. E ce l'avevo qua. L'ho cercato, però... non c'è. Secondo me dovremmo andare a chiedere informazioni. Però non lo so, Luca. Cioè, secondo me mi sembra un po'... Beh, andiamo. Un po', ma lo vedi poi? È un pazzo, tiè. Guarda come sta messo. Dai, andiamo. No. Oh, statene fermi, perché se state a cercare il cellulare dovete andare qua a parte. Sono questi a tutti scemi. Faceva. Adesso? E adesso che faccio? Comunque Luca, sai che ti dico? C'hai ragione, andiamo a vedere un po' che vuole quel pazzo. E così i due alla fine scelsero di andare da un pazzo che si trovava lì nelle vicinanze. Quello che sarebbe successo dopo, beh, non potrei dirvelo perché sennò vi rovino il finale, quindi è meglio che continuate a sentire. Allora, perché mi hai preso il telefono, eh? Perché? Oh, ma che volete tutti e due? Siete venuti nel territorio mio a rompere i coglioni, ma che volete? Cioè, ce l'hai detto questo, eh? Perché hai visto il pazzo? Vabbè, mi fanno andare via, ma portarci tua.